Oggi vi farò vedere una cosa molto semplice, ma che io ogni tanto ignoro e purtroppo, siccome uno vive con l'elettricità che gli dà il pannello solare, è importante fare questa cosa e comunque è da fare. Fortunatamente la scaletta che ci porta a dormire in mansarda è abbastanza grande, di conseguenza. Per fortuna questo regolatore di carica è abbastanza intelligente, avendolo impostato con la tipologia di batterie. Lui regola automaticamente quella che è la corrente in entrata. Il display, che è collegato direttamente al regolatore di carica, ci fa vedere la corrente di mantenimento che viene data alle batterie. Ma c'è un piccolo problema: le intemperie, un po' di pioggia, un po' di polvere, un po' di cose, molto spesso disturbano quella che è l'entrata della corrente alle nostre batterie. Di conseguenza, su un camper le batterie sono tutto, altrimenti non fai andare la pompa, non fai andare le luci di sera, non ricarichi la Sony, il drone e tutte queste belle cose. Di conseguenza, fa bravo, camper job. Ma guardate come zozzo sto pannello solare. Qualche uccellino ci ha fatto anche la cacca sopra, bello. Eh sì, adesso il pannello solare è molto pulito rispetto a prima. Guardate com'è conciato lo straccio. Questa è una semplice chicca per dirvi che se il pannello solare non è pulito, rende molto meno. Subito dopo aver pulito il pannello solare cambia un po', perché c'è comunque una resa migliore. Un attimo fa la batteria 1, come avete potuto vedere, era più bassa. In questo momento è aumentata la tensione che arriva, nonostante siamo posizionati all'ombra. Grazie dell'attenzione, ragazzi, alla prossima!